Maria Rosario Maggio non ha bisogno di presentazioni ed è qui anche lei a portare con la sua presenza una testimonianza importante, un sorriso per il bambin Gesù. Allora, Maria Rosaria, intanto il tuo amore è sconfinato per i bambini? Io dico sempre, soprattutto quando presenzio come Goodwill Ambassador dell'UNICEF le iniziative per i bambini, che è inutile lamentarsi che le cose vanno male, che bisogna cambiare il mondo. Bisogna occuparsi dei bambini per fare questo, perché sono gli adulti di domani. E chi più di un bambino malato è sempre un bambino. Hai ragione. E Maria Rosaria Maggio, però tu non hai solo un'unica passione, ne condensi tante nella tua spettacolare carriera, ma anche nella tua vita. E c'è qualcosa che adesso le mette tutte insieme: il cinema, il teatro, la musica e i bambini. Che cos'è? È il cortometraggio con cui sono finalista per il Festival Tulipani Neri. Ringrazio tutta la giuria, cito soltanto la presidente Liliana Cavani e la presidente del Festival Tulipani Neri Elda Ferri per avermi selezionato, e anche sul sito di Tulipani Rai Cinema. Il corto si chiama Hey You, prodotto da Jacques Goyard, un amico carissimo. È un corto fatto per amore, in realtà, come spesso accade nei corti dove non ci sono fondi. È un corto che ho dedicato all'UNICEF, che alla fine infatti dice che sostiene il mio lavoro, perché il sorriso nei bambini è veramente la cosa più importante, perché spesso sono loro a insegnare a noi. Ed è quello che accade a questa signora, a questa donna in una fabbrica, che appunto passerà una porta che magicamente diventa un murale e si troverà nella famosa strada di Dante Ferretti di Cinecittà, incontrando quindi Chaplin e il Monello, e quindi passando attraverso cinema, teatro e la musica, che è musica classica, arrangiata ed eseguita rock dagli amici della PFM, della premiata Forneria Marconi. Grazie Maria Rosaria Maggio. Un'ultima cosa, invitiamo i nostri video ascoltatori a donare, non solo stasera, nella vita in generale. Col tuo appeal sicuramente avrà una sorta di efficacia maggiore. Se ve lo dice qualcuno che si chiama Omaggio, vi potete fidare. Qualsiasi donazione, anche un euro, per i bambini torna utile per l'umanità, non dimentichiamocelo mai. Grazie, chiudiamo con queste bellissime parole di Maria Rosaria Maggio e ci aspetta adesso la musica. Maria Rosaria, abbiamo una musica bella, intanto un tenore che farà dei medley musicali, ma che sconfinerà fino nella canzone napoletana. E poi il cortometraggio di Simone Barbetti, che è un giovane che io ho tenuto a battesimo, e sono qui per lui perché mi chiama tutor. Io ti vedo anche coach, molto coach. Complimenti Maria Rosaria. Grazie.